Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Fox99, che mi chiede di parlare del film di John Landis del 1983 con Eddie Murphy e Dan Aykroyd, Una poltrona per due, con una splendida Jamie Lee Curtis, due vecchie glorie del cinema americano come Ralph Bellamy e il grande Don Ameche, che appunto sono i due fratelli che danno il via in realtà in là a tutta la storia, ovvero i Duke and Duke, che sono questa grandissima sede praticamente di gente che lavora per Wall Street. E al loro servizio c'è l'irreprensibile Withorp III, interpretato da Dan Aykroyd, che è perfetto, ha una casa bellissima, il suo maggiordomo, la ragazza perfetta, il club del tennis, ma un giorno Duke and Duke per divertimento decidono di uno contro l'altro giocare, nel senso uno scommette un dollaro che riuscirebbe a mandare a casa Withorp, trasformandolo in un criminale, portandolo appunto nella povertà, e invece prendere un nero che chiedeva l'elemosina alle fuori, che era stato arrestato, interpretato da Eddie Murphy, tal Ray Valentine, appunto, che faceva finta di essere in quella scena fantastica reduce del Vietnam cieco, insomma, e danno la possibilità a questo Ray Valentine di rientrare nella società, e quindi incomincia questa gara, diciamo, per sapere se è l'ambiente dove vivi o tutto il resto che, insomma, identifica un uomo, e quindi, insomma, la storia parte tutta da lì. Poi a un certo punto chiaramente il nostro incontrerà la prostituta interpretata alla grande da Jamie Lee Curtis, mentre il grandissimo Eddie Murphy incomincerà a capire, insomma, il marcio che c'è all'interno di quella società, e i nostri due si metteranno insieme proprio in maniera assoluta, con quella scena fantastica del treno insieme appunto al maggiordomo che fa il prete irlandese e l'altro che fa il giamaicano, una scena, io sono Inga, con la grande Jamie Lee Curtis, quindi una forma smagliante sia fisica che a livello recitativo, è un cult assoluto che viene scambiato sempre per un cult di Natale, ed è anche giusto, è ambientato a Natale e c'è un tocco di Frank Capra in questo senso, però è un film crudelissimo, è un attacco incredibile al capitalismo veramente sfrenato a Wall Street attraverso un John Landis che con la commedia, con lo scherzo, in realtà ci regala uno dei film più cattivi di inizio anni 80, in una società subito ben divisa, con Mozart che parte questa divisione fra questa meravigliosa parte appunto della città tutta di ricchi che mentre troviamo per la strada il nostro che con la scena meravigliosa, mi sono cresciute le gambe, un miracolo e tutto il resto, insomma, per un film che subito fa capire, insomma, che il film è sulla lotta di classe e anche in un certo senso col solito spirito anarchico del nostro John Landis, che qui si infila diritto dentro la finanza e un sistema, quello americano, e lo sberleffa e lo distrugge proprio dall'interno, rendendolo per quello che è una vera fregatura. E in tutto questo si staglia un Eddie Murphy grandioso, che veramente riesce ad avere ogni tipo di tempo comico, da un Dan Aykroyd clamoroso vestito da Babbo Natale e mangia il salmone sull'autobus, è una delle scene più esilaranti del mondo, così come è fortissimo il personaggio di Jamie Lee Curtis, per niente, per l'epoca è assolutamente così facile, anzi un personaggio difficile e dirompente, e così come sono grandissimi tutti, anche Jim Belushi in una piccola parte, che poi, insomma, ci sarà la citazione a Slock per lo scimmione, meravigliosa, per un finale assurdo e cattivissimo, ripeto, per un film che sembra più leggero di quello che è, in realtà la leggerezza è nel grandissimo tocco di Landis, che riesce a far girare tutto a dovere, le musiche, il montaggio, la fotografia, e ripeto, una direzione d'attore incredibile, un ritmo che va sempre più a salire, però con momenti dolenti, con momenti in cui ci rendiamo conto appunto delle differenze dell'America che il nostro vuole mostrare attraverso una commedia che è diventata, ripeto, un classico di Natale e che se lo merita tutto come classico di Natale, non lo so, proprio perché è ambientata a Natale in un certo senso e c'ha questo spirito, questa canzoncina, ma non c'è niente di meno natalizio appunto del Babbo Natale del nostro Dan Aykroyd. Per il resto c'è poco da dire, John Landis è uno dei registi che preferisco, un genio secondo me, un artista assoluto, e che anche questo è un peccato che in 20 anni abbia fatto un film, più che un peccato mortale, perché queste sono cose veramente che non si fanno. Landis comunque è un autore che non si piegava, lo dice anche il suo ultimo Ladri di Cadavere, non ha nessun tipo di esigenza hollywoodiana, e qui le esigenze le crea lui. Ogni volta che faceva un film in questo periodo portava a una moda, non c'è poco altro da dire, e qui lanciava completamente con 48 ore e tutto il resto un Eddie Murphy che salirà sempre più e che qui, ripeto, era a livelli veramente incredibili, ma tutti gli attori, tutto il film è una sceneggiatura portentosa, insomma, per una pellicola che non è un cult, è uno stracult, secondo me è un capolavoro assoluto della commedia
commedia americana che riporta in vita appunto lo stile di un certo tipo di Frank Capra, attraversato però dall'anarchia totale di un Landis che rigira l'idea appunto del sogno, ma anche un piccolo incubo che già dava Frank Capra americano, attraverso in realtà una fotografia terribile di quello che era appunto forse ancora Wall Street e tutta il capitalismo che ne consegue. Quindi grandissimo film, con battute clamorose, è rimasto cult perché ce ne sono almeno 5-6 che sono storie del cinema, e per il resto nient'altro da dire, semplicemente un film da avere assolutamente. Il link è qua sotto, andate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram, e su questo film Una poltrona per due del 1983 del grandissimo Landis ho anche speso troppe parole, uno di quei film che avrete visto 6700 volte e che provate a vederlo un'altra volta con lo spirito di chi comunque come Landis cercava di criticare di brutto all'epoca il modo in cui insomma la disparità monetaria americana stava sempre più salendo, e questo lo faceva parecchio incazzare, e questo lo portò a questo meraviglioso Una poltrona per due.